E poi c'è il problema degli sfollati, 500 le persone evacuate, se si pensa che in sole 48 ore è veramente caduta una pioggia senza precedenti. Allora proviamo a fare un bilancio. Non abbiamo fatto neanche in tempo a accorgercene che l'acqua continuava ad arrivare da tutte le parti, soprattutto da sotto, è stata una roba, cioè, impressionante. Lo zaino in spalla, i vigili del fuoco lo aiutano a calarsi da una delle decine di abitazioni travolte dall'acqua. Qui siamo a Faenza, provincia di Ravenna, una delle zone più colpite dalla violenta alluvione che dopo mesi di siccità in 48 ore ha portato una quantità di pioggia senza precedenti nelle tre province di Ravenna, Bologna e Forlì-Cesena. Fiumi esondati, frane, allagamenti, il bilancio è tragico, due i morti. Uno è Remo Bianconcini, 80 anni, che a Castel Bolognese percorreva in bicicletta un tratto lungo gli argini del Senio ed è stato travolto dalla piena. A Fontanellice, sulla collina Imolese, una frana invece ha travolto la casa di Enrico Rivola, 74 anni, il cui corpo è stato ritrovato sotto le macerie. Oltre 600 gli interventi dei vigili del fuoco. 500 persone sono state evacuate, in diverse case l'acqua ha inondato sotto scala e piani bassi, ore da incubo per tante famiglie costrette a trovare riparo da parenti e amici. Tutt'acqua, sono 2 metri d'acqua. L'acqua fa paura come il fuoco. La protezione civile aveva diramato allerta rossa nelle zone poi effettivamente colpite dal nubifragio. Allerta rossa per rischio idraulico estesa anche alla giornata di oggi in pianura bolognese del Reno e dei suoi affluenti, collina bolognese, costa romagnola, bassa collina e pianura romagnola. Allerta arancione per rischio idraulico e idrogeologico in altre zone della regione. Ad andare in stress sono stati gli affluenti del Reno, passati in un giorno da una soglia di quasi siccità al superamento del livello di guardia. Sono caduti più di 140 mm di acqua, circa un quinto di quello che normalmente è la media nazionale, ha spiegato il capo della protezione civile Fabrizio Curcio dalle zone colpite. Ora che l'acqua sta defluendo, il rischio più grande è di frane e smottamenti. La regione è già al lavoro per chiedere lo stato d'emergenza e dal governo è arrivata la garanzia di un aiuto. La premier Giorgia Meloni ha espresso solidarietà e vicinanza alle popolazioni colpite, come pure il ministro dell'interno Piantedosi, che al telefono con il governatore Bonaccini ha assicurato la piena collaborazione del Viminale e dell'esecutivo.